Tussi Cue Vales, è scontro tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Rudy Zerbi attacca Teo Mammucari a Tussi Cue Vales. È finalmente partita la nuova edizione di Tussi Cue Vales, il programma condotto da Belen Rodriguez che si occupa di scovare i talenti presenti in Italia. La giura è la stessa dell'anno scorso, formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Quest'ultimo non è sembrato essere particolarmente apprezzato dal pubblico presente in studio durante la registrazione della puntata. Il motivo? Teo ha provato a rubare il titolo di Cattivo e Zerbi, ma procediamo con calma. Un concorrente di Tussi Cue Vales, dopo aver raccontato il periodo difficile che sta vivendo a causa della sua disoccupazione, ha interpretato un famoso brano appartenente al mondo della musica lirica. Il pubblico, ma anche i giudici, sono rimasti esterrefatti e commossi dall'esibizione dell'uomo. Tutti, tranne Teo Mammucari. Secondo lo showman, il concorrente non avrebbe portato a termine un'esibizione perfetta. L'intonazione sarebbe abbastanza imprecisa, sempre secondo il giudice. Rudy Zerbi, famoso per essere il cattivo della giuria, ha difeso il talento del concorrente, spiegando che durante la performance non c'è stata nessuna imprecisione, tutt'altro. I due hanno iniziato a discutere, Mammucari ha insistito dicendo che l'esibizione era tutt'altro che perfetta, ma il pubblico ha dato palesemente ragione a Zerbi, tanto donare tutti il loro sì al concorrente. Mara Venier ha mostrato fiera il cento di sì del pubblico. Teo Mammucari, Tussi Cue Vales, perché il pubblico ha difeso Rudy Zerbi. La prima puntata di Tussi Cue Vales va in onda su Canale 5 incontrastata. Le reti rivali hanno deciso di trasmettere un film e non un programma televisivo in diretta concorrenza con lo show condotto da Belen Rodriguez. Durante il primo appuntamento di questa nuova edizione, i giudici non sono sembrati particolarmente uniti nell'emettere giudizio sulle esibizioni dei concorrenti. Primi tra tutti Rudy Zerbi e Teo Mammucari, che hanno discusso sull'esecuzione di una performance di un cantante lirico. Rudy Zerbi, che solitamente interpreta il ruolo del cattivo senza ottenere nessun consenso da parte del pubblico in studio, stranamente si è ritrovato a rappresentare il volere degli spettatori. Teo Mammucari, invece, si è trovato un coro di protesta per le parole utilizzate verso il cantante di musica lirica. Per il pubblico, a differenza del giudice di Tussi Cue Vales, il concorrente merita di andare in finale e vincere il programma del sabato sera di Mediaset. Questa ovviamente è soltanto la prima puntata, il cammino da fare è ancora lungo. Riusciranno i giudici ad andare d'accordo?